del nostro gonfalone, del nostro stemma. E il sindaco ha già anticipato che questa è una storia annosa. Io, attraverso le ricerche fatte con l'ufficio di Araldica di Roma, sono riuscito a risalire al 1931, quando per la prima volta l'allora potestà del comune di Sant'Orso non riusciva a trovare i documenti che testimoniassero l'ufficialità dello stemma usato dal comune di Sant'Orso, che è quello che adesso noi vediamo ancora sulla testa del sindaco in quel alto rilievo. E questo fatto ha determinato che l'ufficio araldico di Roma già a quel tempo dicesse: non possiamo concedervi di usare lo stemma ovale, perché le regole araldiche per i comuni d'Italia prevedono che lo stemma sia di tipo sannitico, e quindi noi avremmo dovuto adottare la croce rossa sul fondo argento, che sarebbe diventato uno stemma quasi anonimo dal punto di vista così del significato identificativo. Il criterio che l'araldica proponeva era quello: lo stemma dovrebbe essere parlante, cioè dovrebbe richiamare un'idea ben precisa. Il fatto invece di avere una croce rossa su fondo argento, che peraltro è già di per sé significativa vista la storia che contraddistingue l'Italia, l'Europa, e noi abbiamo così avuto un'identità diffusa e non precisa della nostra realtà. L'ufficio araldico di Roma, prendendo spunto dal nome del nostro comune, Sant'Orso, aveva proposto di suddividere lo stemma in due parti, mantenendo a sinistra lo stemma attuale, quindi croce rossa sul fondo argento, e dall'altra parte un orso rampante, perché l'orso richiamava subito l'idea del nome di Sant'Orso. Il re Vittorio Emanuele nel 1940 aveva già firmato il decreto che approvava questo stemma. Il comune di Sant'Orso, non sappiamo se volontariamente o meno, però non ha pagato l'ultima tassa per la registrazione di questo decreto nell'ufficio araldico nazionale, per cui quel decreto è decaduto. Con il 1992, con il rinnovo delle autonomie locali, ecco, è riscontrato il problema di dare ad ogni comune che non ne fosse provvisto un emblema riconosciuto dallo Stato. E a quel punto comincia anche il mio intervento e interessamento. Ho scoperto tutta la storia che c'era alle spalle di questo stemma, di questo comune, e ripresentando la richiesta all'ufficio araldico ci è stato riproposto di mettere da una parte la croce rossa e dall'altra l'orso rampante. L'orso di per sé richiama sì il nome, ma non c'entra niente con la storia del nostro santo, che invece è significativa per la nostra realtà. Tanto è vero che mentre Padova e tutto il mondo, quando si dice santo, si identifica Sant'Antonio da Padova, per noi il santo è proprio Sant'Orso. E noi abbiamo cercato in questo modo di presentare una proposta alternativa all'ufficio araldico, ed è quello che alla fine è stato accettato. Noi abbiamo in quello stemma nuovo la sintesi della storia di Sant'Orso. Abbiamo la corona e lo scettro, perché Sant'Orso era diventato prima dell'Ottocento, non 1800, nell'800 d.C., era diventato re della Dalmazia, secondo questa storia e leggenda. Poi, per istigazione del diavolo, si dice nella leggenda, questo uomo, questo re, ha ucciso il padre, la moglie e il figlioletto. A questo punto
è andato dal Papa Adriano I a chiedere di poter fare penitenza per questo triplice omicidio. Lui era re, quindi poteva autoassolversi, invece ha cercato appunto di porre di fronte al Papa questo suo peccato, e il Papa gli ha dato come penitenza di andare pellegrino per i santuari di tutta Europa, ma avendo come meta sconosciuta a lui, come ubicazione, la cima del Monte Sommano, dove c'era un antichissimo santuario mariano dedicato alla regina del Monte Sommano. E quindi questo penitente, in abiti dimessi, senza poter chiedere dove fosse il Monte Sommano, ha cominciato a peregrinare per tutti i santuari conosciuti dell'epoca, e nell'anno 800, il 3 di maggio, è giunto alle pendici di questo monte, ha capito di essere arrivato dal dialogo che facevano tra loro dei pastori, e ha cominciato la salita per arrivare sulla cima del Monte Sommano, dove c'era il santuario. Purtroppo era stremato ed è morto prima di riuscire ad arrivare sulla cima del Sommano. A quel punto il suo bastone da pellegrino, bastone che aveva 12 anni di accompagno del nostro santo, è fiorito, e da questo fatto prodigioso, e poi dalle bolle papali che aveva nella sua bisaccia, gli abitanti del luogo hanno riconosciuto la santità di questa persona, che per 12 anni ha fatto una vita di stenti per riuscire a espiare questo peccato. E noi qui nello stemma abbiamo appunto simboleggiato il profilo del Monte Sommano, la corona e lo scettro che ricordano che l'orso era re della Dalmazia, e poi il suo bastone fiorito. E quindi è un simbolo che richiama il vecchio stemma comunale, da una parte lo stemma storico, e dall'altro sintetizza la storia, il motivo del nome del nostro paese. Grazie.